Ha compiuto 400 anni nel 2019, è uno dei luoghi più belli della città e a breve partirà un restyling nell'area che la circonda. Dopo Verona, città dell'amore, e Gradara con il sentiero degli innamorati, anche la darsena borghese di Fano avrà la sua passeggiata romantica, un percorso di 450 metri dal monumento al faro del porto. Il progetto è stato affidato dal comune all'architetto Remigio Bursi, intanto i dirigenti del municipio hanno seguito un bando regionale per ottenere, in caso di vittoria, 80.000 euro dei totali 200.000 necessari alla realizzazione dell'opera. Quella è anche una cerniera di collegamento fra il centro storico e il mare, e quindi abbiamo adesso, uscirà il bando per l'affidamento dei lavori del nuovo progetto, che vede una riqualificazione dalla darsena al ponte, ma è solo la prima parte. Ed ecco il progetto. La prossima settimana verrà pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione. Dopo l'appalto, entro l'anno, inizieranno il restauro delle mura di sostegno, l'installazione di una particolare illuminazione scenica, verranno realizzate delle nuove sedute in pietra lungo la passeggiata e verrà pavimentato il tratto che conduce dal monumento Fanese alla ferrovia, eliminando le barriere architettoniche e sistemando anche le scale d'accesso. Inoltre, grazie a un gioco di luci, verrà esaltata la cascata d'acqua della Liscia e su questa parete verranno proiettate delle immagini per rendere ancora più suggestivo questo luogo storico della città. E c'è un percorso per rendere la città sempre più bella, sempre più attraente. Ovviamente poi in previsione c'è anche la realizzazione di un sottopasso che consenta a piedi di arrivare fino al faro e la sistemazione anche della parte antestante. Questa si realizza grazie anche ad dei fondi europei attraverso il GAC Flag, dove noi abbiamo partecipato, abbiamo avuto un contributo al quale abbiamo aggiunto poi delle risorse dell'amministrazione. Quando termineranno i lavori di riqualificazione? Il tutto deve essere terminato per l'inizio di primavera, ma io penso anche prima, però ecco, stiamo più larghi così non evitiamo di far brutte figure e di non mantenere le scadenze.